psicosi, coronavirus o paura reale? Il paese è ovviamente un po' diviso a metà, tante le opinioni. Siamo scesi in piazza per misurare un po' quella che è la percezione della paura tra la gente. C'è chi prescrive anche una sorta di vaccino naturale contro il virus. Tanta vitamina C e tante vitamine in generale per questo coronavirus, ma si vende oggi? Com'è la situazione? Oggi è un po' morta come situazione, secondo me sono scappati tutti ai ripari, tutti in casa, chiusi, per paura di essere contagiati da sta cosa che secondo me non c'è tanto da preoccuparsi, perché secondo me è una cosa fittizia, cioè un po' di influenza, diciamo, un po' di paura mediatica più che altro. Preoccupata sì, giustamente, anche perché ci sono tanti bambini piccoli oppure donne anche in gravidanza. Precauzioni particolari nel sangue? Mani sempre pulite, alcol da passare su tutte le superfici. Qui al mercato comunque si vede molto meno gente. C'è paura comunque in mezzo alla strada e c'è preoccupazione soprattutto. Veramente anche noi troviamo difficoltà logicamente, pure a parlare con le persone sembra che hanno paura proprio ad approcciarsi ad altre persone. Ci vuole più informazioni, ci vuole più cose concrete, ci vuole che devono dire la verità, perché la verità sicuro non ce la dicono, nessuno ce la dice. La questione delle mascherine? Mascherine qua sono introvabili dappertutto, io sarei la prima a metterla, ma introvabile, quindi ci adattiamo, siamo un po' lontani dai clienti, siamo dietro al banco, cerchiamo di non avvicinarci perché magari è un aiuto reciproco e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. La gente è entrata in psicosi, non scende al mercato, ha paura di incontrarsi con la gente, quindi evita di stare in mezzo alla folla. Questo è quello che abbiamo notato in questi 4-5 giorni. E siamo nella piazzetta di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, dove i bambini stanno giocando tranquillamente, mascherati, perché oggi è anche giorno di carnevale, accompagnati dai genitori che anche qui in qualche modo si dividono tra quelli più preoccupati e quelli meno preoccupati per il coronavirus. Andiamo a sentire. Beh, sicuramente non uguali agli altri anni, almeno una lieve tensione, per quando la si voglia nascondere apparentemente, sicuramente insomma, il problema si pone, c'è. Certamente bisogna comunque cercare di essere non troppo allarmati e vivere la cosa con serenità e con determinazione, anche con un pizzico di attenzione. Qual è il tempo del coronavirus? Come lo stiamo vivendo? Con l'uomo ragno? Sì, con l'uomo ragno, sì, tutto bene. E la sfilata è stata annullata, però ci divertiamo lo stesso qua. Ai bambini non facciamo vivere la paura? No, assolutamente no. Per quanto riguarda le precauzioni, mascherina sì, mascherina no? Per il momento no, perché tanto se uno sta all'aria aperta così non ci sono casi qui, quindi non ci preoccupiamo per il momento.